quarto 0-0 stagionale della Folgore Caratese, che prende un punto contro l'Inveruno nella 31esima giornata del girone A di Serie D. Si tratta tra l'altro del terzo 0-0 per gli azzurri nelle ultime 4 partite, 2 gol segnati nelle ultime 7 gare disputate e un attacco all'asciutto da 4 incontri. Nel girone di ritorno i ragazzi di Siciliano hanno vinto 2 volte nelle 12 partite disputate, totalizzando 13 punti. La classifica lascia tutto invariato, ma in settimana l'Inveruno ha la possibilità di superare la Folgore Caratese, dovendo recuperare la sfida contro la Varesina. A 7 giornate dalla fine, la zona playoff dista ancora 8 punti, con il quinto posto del Chieri a 54 messo nel mirino. Contro l'Inveruno, mister siciliano ha dovuto rinunciare in extremis a Gambino e convocato all'ultimo minuto Moretti e Giuarì, alla vigilia ancora non in perfette condizioni. Folgore Caratese in campo con il 4-3-3, ospiti con il 3-5-2 che si trasforma all'occorrenza in 3-4-1-2. Dirige Rizzello di Casarano. Al 9° minuto Broggini prova subito la conclusione, Rainero è attento e para. Alla 21esimo bello spunto di Carbonaro sulla fascia destra, ma il suo traversone in area di rigore non viene seguito dai suoi compagni e l'azione sfuma. Minuto numero 31, Broggini ha sui piedi il gol del vantaggio, ma spreca tutto a 2 passi da Rainero con la palla che finisce alta sulla traversa. La Folgore Caratese ha la sua buona occasione al 35esimo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa di Monticone va vicino al palo. Nella ripresa comincia meglio l'Inveruno, meglio organizzata in mezzo al campo e concreta nella conclusione dalla distanza. Alla 17esimo Rainero si salva su Botturi, poi alla 22esimo è Broggini in contropiede a calciare la palla sull'esterno della rete. Alla 34esimo poi espulso per proteste Carlo Prelli, vice allenatore di Siciliano. Alla 49esimo infine occasione da gol per la Folgore Caratese con Carbonaro, ma la spizzata di testa dell'attaccante siciliano si spegne a fondo campo. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Rizzello di Casarano decreta la fine della partita, un punto che fa morale classifica e ora testa alla sfida di Bra.